Allora Giancarlo, io perché chiamiamo l'Avis Comunale di Mirandola e il suo vicepresidente, vedi che mi sono ricordato, lo chiamiamo perché festeggia i 30 anni dalla nascita del primo centro decentrato, questo è un po' strana sta cosa, per la raccolta del plasma in Italia nella sede Avis della località della provincia di Modena, in Emilia Romagna naturalmente, e noi abbiamo voluto appunto Giancarlo per festeggiare con noi questa cosa qua. Giancarlo, tanto grazie dell'invito e grazie della vostra attenzione all'Avis e alla donazione del sangue come grande valore di solidarietà e di senso civico delle persone e fra le persone. Noi festeggiamo quest'anno il 30° anniversario della prima donazione in sede Avis a Mirandola, che è avvenuta il 2 maggio del 1990. Vale dire, sono 30 anni che Mirandola, l'Avis in quanto tale, pratica il prelievo in plasmaferesi. Mentre era già avvenuto a Modena presso il centro trasfusionale del Policlinico alcuni anni prima, ma in sede Avis sono stati i primi. Io che ci parlo da diversi anni con Riso Babbo Sangue di queste cose, magari sai, ma chi ci ascolta in radio e chi ci vede su radio rcs.it e su risofavosangue.it ci dirà: ok Giancarlo, ok, ma che vuol dire i soldoni? Cioè, cosa vuol dire sta cosa? Cioè, al di là che sono passati 30 anni. E vuol dire tanto. Io non mi soffermerei sui dati tecnici. Certo, certo. Guardiamo più la forma. Direttamente, però vuol dire tanto, perché intanto differenziamo l'apporto dei singoli donatori alla donazione. Chi fa il sangue intero, certo, certo, la plasmaferesi. Poi soprattutto perché allarghiamo la possibilità, la vicinanza al bisogno di più e diverse persone rispetto al solo sangue intero. Considerati, do un dato, sì, se non ricordo male e se mi sfugge ricorro che qui ho un piccolo bigliettino. Vai tranquillo, guarda che ce l'ho anch'io, guarda che foglio ce l'ho. Abbiamo raccolto in 30 anni qualcosa come un numero estremamente alto, che sono 23.000 interventi di unità di plasma. E la cosa che poi, scusa Giancarlo se ti interrompo, ma è per far capire bene: 23.000 plasma, no? Sacche, cosa sono? Sacche di plasma? Sacche, sì. Sono unità. Unità, va bene, per far capire, no? Sacche di plasma, anche se chiamano unità. Esatto, sì. A cosa servono? Perché poi uno dice, vabbè, ho capito, 23.000 sacche di plasma, a cosa servono? Beh, lo dicevo poc'anzi, il plasma ha una valenza di intervento sulle problematiche sanitarie, problematiche di malattie molto più vasta rispetto al sangue intero. Ti faccio un esempio. Tempo di coronavirus, proprio era lì che volevo portarti. Il plasma è arrivato ad avere una centralità particolarmente importante negli interventi di cura, e non a caso la nostra sezione, come del resto tutte le altre sezioni, in questi giorni ha implementato un programma molto, molto semplice di promozione della donazione del plasma, perché attualmente il donatore sceglie nella sua autonomia, anche se noi sollecitiamo un'attenzione particolare al plasma, sceglie nell'autonomia fra il sangue intero e il plasma. In questi giorni abbiamo detto sarebbe bene, opportuno intervenire con più disponibilità verso il plasma, e ti devo dire che c'è stata una risposta. È stata meravigliosa. Io, siccome sai, in radio noi abbiamo sempre dei tempi abbastanza veloci, volevo anche chiederti, perché so che voi di Avis Mirandola fate un sacco di cose e me le hai anche dette l'altra volta, un sacco di cose particolari quando ci siamo sentiti, di interessanti, di incontri, di manifestazioni, di cose particolari interessanti, che volevo in questi brevi minuti che ci rimangono che tu le dicessi. Allora, guarda, molto semplice. Siamo un gruppo di giovani, io un po' meno, per non dire già nella categoria degli antabbondanti, che ci siamo posti la domanda come costruire una comunicazione, un rapporto diretto con i giovani.
E allora siamo partiti con alcune iniziative particolarmente seguite dai giovani, che sono i giovani che frequentano la scuola di musica, sì, e i centri rock, Mirandola Rock, che viene organizzata a Mirandola. Ah, vedi. E ho detto, vedi, sono cose. E accanto a queste iniziative segnatamente rivolta ai giovani, abbiamo collocato con altrettanto interesse e successo anche una serie di una decina di incontri che si chiama Incontri con l'autore, e hanno visto una partecipazione, diciamo, media intorno ai 400 persone, con lo psicologo Crepper, con padre Enzo Bianchi, il vescovo Castellucci di Modena, e poi stavamo con Cazzullo, il giornalista, stavamo proseguendo, purtroppo ci siamo dovuti fermare per le ben note ragioni, dovevamo concludere il ciclo con Michela Murge e Mario Tozzi, per dire che insomma, oggi è importante che adesso è saltato fuori il nostro amico, un altro amico che si è collegato, che chiediamo di spegnere la telecamera, che adesso non è il suo turno. Lo saluto. Non è, salutiamolo, ma non è il suo turno, e quindi lo escludiamo. Eccolo qua. Allora, volevo dire, intanto, insomma, ho capito che Avis Mirandola lavora tanto bene, e insomma, si vede quando c'è la volontà, la voglia. L'ultima domanda e poi ti lascio, magari ci sentiamo anche più avanti un'altra volta. Certo. Quindi non abbiamo limiti nel tempo, questo per promozionare anche l'Avis di Mirandola. In quanti siete in Avis Mirandola? Noi attualmente a Mirandola siamo in 1305 donatori attivi, per un totale annuo medio di 3.000 donazioni, più o meno metà in plasma e metà in sangue intero. Perfetto, perfetto. Allora, siete in tanti, siete un bel gruppo. Cioè, ringrazio anche tuo figlio. Ringrazio tuo figlio che è lì vicino a te. Il mio tecnico qui. Il tuo tecnico personale. Noi ti dedichiamo una canzone.